com'è nata l'idea? Voi siete fra le ideatrici di questo progetto, com'è nata l'idea e perché è importante che venga presentato oggi, in questa data, comunque in questi giorni? Ogni anno la Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si impegna nella giornata, il 17 maggio, per la giornata contro l'omofobia, si impegna contro l'omofobia. Quest'anno, in occasione di questa giornata, abbiamo realizzato questo video, un video che parla d'amore, in cui Francesca Biasetton scrive poesie d'amore e frasi d'amore sulla mia schiena, in varie lingue, e è stato poi deciso di donarlo a, oltre che rimanere visibile su YouTube per sempre, donarlo al Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce, perché è importante che l'impegno civile e l'impegno umano dell'arte entri nei musei anche in Italia, come accade spesso all'estero. La data è oggi, cioè venerdì 14 giugno, perché è l'inizio ufficiale del Pride nazionale. Perché la scrittura, la calligrafia? Beh, perché la scrittura nasce per esigenza di comunicazione, la calligrafia gli dà qualcosa in più che riguarda la forma, quindi la forma bella. Il gesto dello scrivere in sé attira già l'attenzione, quindi c'è anche un rapporto col testo e quello che si scrive, quindi in questo caso si presta questa scrittura, quindi questo gesto, questa calligrafia, a portare l'attenzione su quello che è il contenuto, su quello che sono i testi, e in questo caso anche un supporto insolito che è la pelle, il corpo di una persona. Quindi la forza delle parole, diciamo? La forza delle parole e anche la forza della forma, perché è una scrittura educata. Perché è importante che questo filmato, che questo video sia arrivato in un museo e qui a Genova? Ma l'arte contemporanea ha una responsabilità sociale, e la differenza rispetto all'arte in generale è questa capacità di parlare del mondo e della società. E in Italia i musei sono stati abbastanza refrattari per il fatto che non c'era una vera committenza pubblica, che la maggior parte delle istituzioni dedicate all'arte contemporanea fosse in mano a dei privati o legata a degli sponsor, quindi con un brief specifico, e quindi questo è un segnale che i musei anche in Italia vogliono avere una responsabilità di quello che è in qualche modo l'educazione a delle problematiche degli spettatori, visitatori. È vero che le immagini hanno la capacità e il potere di farti vedere le cose in modo diverso, ci sono delle immagini che molto più di delle parole sanno cambiare il modo di vedere di un visitatore, quindi parlare di omosessualità, di amore, di differenze, di visioni differenti apre la visione degli spettatori e soprattutto dei giovani spettatori.